Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. In questo 24 dicembre, da quella porta entrò Padre Pio in sacrestia, il 24 dicembre del 1922. Chissà quanti di voi avranno letto questa testimonianza, l'apparizione di Gesù bambino a Padre Pio, in questo luogo, qui, nella sacrestia antica della chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Lo racconta proprio una compaesana di Padre Pio, concittadina, Lucia Iadanza, che con altre tre terziarie, il 24 dicembre del 1922, volle partecipare alla celebrazione della notte, la veglia, con Padre Pio da Pietrelcina. Le quattro terziarie erano in attesa della celebrazione del Natale proprio qui, in questo luogo. I frati allestirono un braciere perché faceva molto freddo quella sera, in quella notte del 24 dicembre del 1922. Tra le quattro, durante le diverse preghiere, si addormentarono tre terziarie. Lucia rimase sveglia e si accorse di tutto. Si accorse che Padre Pio scese da solo, uscì dalla porta della clausura, in punta di piedi, racconta Lucia, andò verso questa finestra, quasi per cercare qualcuno che non arrivava. Lucia racconta che a un certo punto, in un attimo, questa sacrestia si illuminò, ci fu un vero e proprio bagliore che arrivava dalla finestra e si accorse che Gesù bambino andava tra le braccia di Padre Pio. Lo prese e tra i due c'erano questi sorrisi sfolgoranti. Intanto in questa sacrestia c'era una luce immensa che Lucia quasi non riusciva neanche a distinguere il volto di Padre Pio con Gesù bambino radiante. Finito tutto questo, si girò verso le quattro terziarie. Padre Pio, prima di ritornare verso la clausura, si accorse che Lucia era sveglia e disse: Lucia, hai visto qualcosa? E Lucia disse: sì padre, ho visto tutto. Tu non devi raccontare nulla a nessuno.